Ciao ragazzi e benvenuti alla prima premiere che facciamo per quello che è la Botteguccia dei Sigilli in onda come al solito alle 21.30. Ci troverete ovviamente in onda e siamo in onda con voi in questo momento per eh, commentare quello di cui parleremo questa sera, che è eh, una, un nuovo episodio che, che condurrò in compagnia di questo. Meraviglioso nuovo amico e personaggio che è con noi che ci aiuterà a sviscerare eh, un, un personaggio veramente, veramente particolare. Perché, da un certo punto di vista, è uno dei serial killer più da manuale nella storia dei serial killer. Per altri versi, è veramente un, un personaggio, insomma, che lascia eh, molto spazio agli incubi. Parleremo del BTK. Killer fra 18 secondi di sigla, siamo in diretta anche con il pellegrino macabro in arrivo. Allora, eccoci qua, rieccoci e andiamo ad aggiungere al nostro palco il nostro insomma, amico eh, che ci, ci condurrà in questa nuova serie di analisi del macabro. E eh, nulla può essere fatto meglio dal pellegrino macabro. Buonasera, pellegrino. Buonasera, buonasera Teo, come stai? Tutto eh, bene? Bene, 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 no, bene ottimo, eh. ottimo. Buonasera a tutti. È un piacere, come sempre, essere qui per parlare dell'incubo, dell'incubo <ride> dell dell'umanità, dell qualcosa che va oltre, come sempre, di personaggi macabri e oscuri della sì. storia umana. Qualcosa veramente di, di, di eccezionale, anche perché questa sera abbiamo il BTK Killer eh, Bind Torture, Kill Lega, Tortura, Uccidi. Ma un personaggio che ha portato a termine almeno 10 uccisioni di, 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 di questo genere eh, in un arco di fra virgolette lavoro eh, di 17 anni, è stato arrestato poi molto tempo dopo, ma i ha le caratteristiche diciamo tipiche eh, di, un, di un serial killer che. Eh, come dire, non fa nulla per, eh, per tenersi nascosto, anzi cerca un riconoscimento importante attraverso la comunicazione con, con gli organi della stampa, o no, Pellegrino? Assolutamente, furono svariate le lettere mandate alle testate giornalistiche per eh, parlare del suo operato, per, per persino per farsi, per farsi dare un nome e dare anzi un nome. Eh, al suo personaggio eh, un po come fece Zodiac anni, anni prima eh, diciamo che spingeva alla fama in tutto e per tutto il buon Dennis Ryder in questo caso eh, conosciuto come poi BTK esatto andiamo a vederlo subito eccolo qua un, un signore che sia nelle sue apparizioni diciamo in corte dopo essere stato arrestato e prima di essere condannato e in una serie di immagini che vi faremo vedere eh, si mostra eh, effettivamente come uno di quei killer eh, che eh, ha condotto una vita come come, come per esempio gary ridgeway l'assassino del green river, green river eh, e, e altri ha condotto una vita di famiglia che eh, definire integrata è poco nel senso che effettivamente la, la, la Quasi uno, uno sdoppiamento, ecco, una capacità di mantenere una integrazione nella società e nella famiglia eccezionale rispetto a quello che è stata effettivamente la sua personalità, segnata fin da quando era piccolo da una serie di eh, caratteristiche che vengono identificate come caratteristiche tipiche di un possibile futuro serial killer, per esempio, come la violenza eh, sugli animali piuttosto che un particolare eh, feticismo ad uso personale, perché io volevo immediatamente andare a introdurre, prima di entrare nel centro diciamo, della discussione, che oltre alla violenza sugli animali, oltre a un'integrazione importante nella società, che l'ha portato addirittura a essere membro della chiesa, insomma, della, eh, di Wichita, dove lui abitava, e contemporaneamente addirittura un operatore, della società di zonizzazione, di riqualificazione eh, del housing, cioè del, della, della gestione delle, delle case, del modo in cui venivano costruite, ricostruite, eh, venivano date in affitto, eccetera. Quindi una persona estremamente addentro al, come dire, al quartiere è stata anche una persona che ha lavorato in maniera efficace a una ditta di sistemi di sicurezza e questo è probabilmente uno dei motivi. Uno dei vantaggi che lui aveva nel introdursi all'interno delle, uh, delle abitazioni delle, delle sue vittime e che, se non fosse stato per una necessità che ancora noi non siamo, come dire, psicoterapeuti, né io nel pellegrino, però con un pochettino di lucidità. Si può andare a pensare che una persona che ha questo tipo di disturbo e che ha questo tipo di emozione all'interno che gli produce una necessità di creare questo tipo di violenza o altri tipi di violenza, la spinta a essere riconosciuto, la spinta a essere eh, beccato diventa incredibilmente forte e a un certo punto è come se lui si automettesse in galera in qualche maniera perché si spinge a fare delle dichiarazioni. Eh, insomma, de delle mosse nei confronti della stampa eccezionali. In questo caso, lui ha mandato una marea di lettere, ha mandato anche dei disegni, o oh no, pellegrino? Cioè Assolutamente. Lui amava a tal punto quello che faceva, eh, ma non è un segreto perché, nel modo in cui poi eh, ne, ne parlò, persino al processo. Eh, questa sua freddezza spietata nel, nel, nel scendere nei più macabri dettagli, eh, amava disegnare eh, le, sue, le sue presunte possibili vittime eh, in disegni che comprendevano appunto donne legate, eh, in una sorta di, di quasi come nel bondage, eh, tutto questo lui lo, lo, lo praticava più e più volte eh, ed era poi il suo modo superandi, perché lui operava legando le sue vittime eh, per avere cosa? Per avere il controllo totale. Anche questo a livello psichiatrico è, è risaputo di essere killer, avere il controllo totale della vittima, poterci fare quello che vuole. Da quel momento in poi le sue vittime legate erano in balia degli eventi, dei suoi eventi, che avrebbe da lì a poco costruito definitivamente, stroncando loro la vita. E, e qui possiamo vedere la rappresentazione, alcune delle rappresentazioni eh, da lui appunto stesse disegnate eh, di quello che era il suo operato. Diciamo, ecco, e... poi eh, ti, ti mando questa foto e soprattutto te ne faccio vedere un'altra, così poi andiamo a descrivere un pochettino, almeno andrò a descrivere brevemente la vita, insomma, quello che ha fatto, però ti faccio vedere. Insomma, questo tipo di foto rappresentano una sorta di divisione, fra virgolette, in più, perché lui, assolutamente, l'altro, no? Lui, lui eh, al di là dei disegni, eh, aveva questo feticcio, chiamiamolo così, eh, questa sua altra ossessione, che era quella di immortalarsi eh, in pose, eh, diciamo, delle vittime. Lui esatto. stesso uccideva, eh, tra l'altro da omicidio a omicidio, eh, rubando, prendendo dei, dei, degli abiti delle, delle sue vittime, eh, indossandoli e eh, fotografando eh, lui stesso eh, in posizioni, appunto come potete vedere, lui legato in varie, in varie forme e questo è, è a dir poco ghiacciante, vi fa solo capire una parte della sua mente. Eh, oscura, eh, e questo è il, è, il, è il nostro Dennis Rider, è BTK in persona, sì, eh. esatto, una concentrazione di, di, di contenuti che è veramente mh, unica all'interno della, della storia dei serial killer perché effettivamente, evidentemente, anche la sua capacità di gestire come dire, il rapporto con il pubblico, il rapporto con la famiglia e la scelta anche delle vittime oltre a una ricerca continuativa della comunicazione con, con, con i media evidentemente lo mettono anche all'interno come spesso avviene per questi personaggi di una eh, di una cerchia di persone con una capacità di analisi e con una capacità intellettiva sicuramente superiore eh, alla media questo è abbastanza eh, insomma frequente fra tanti serial killer che noi abbiamo visto e che vedremo eh, soprattutto perché a differenza di altri serial killer che abbiamo appena visto in particolare dei due episodi che ho appena fatto che abbiamo appena fatto col pellegrino due episodi relativi eh, ai cosiddetti vampiri umani eh, questo invece è per molti aspetti un serial killer estremamente organizzato è un serial killer che ha messo via gli strumenti della sua arte, tra virgolette, ecco così, in maniera estremamente efficace. E Ci teneva e... ad avere, diciamo, come la gran maggioranza dei, dei, dei serial killer, dei souvenir anche eh, in questo caso molto personali, eh, notare come eh, BTK Killer fosse assolutamente un po' come Ted Bundy avesse questa mania di, di protagonismo assoluta lui mm. doveva essere sempre e sempre soltanto lui al centro dell'attenzione in questo caso è differente perché ci sono serial killer che lo desiderano o che per una ragione o quell'altra poi grazie ai media vengono poi esaltati eh, anche Richard Ramirez però e lui in forma diversa capite btk spingeva già dal principio in questo ed è sempre stato un uomo così eh, le maniere di protagonismo per lui erano, erano tutto persino a processo è stato fin da, dal momento a cui ha messo il piede in aula eh, il protagonista assoluto eh, e non, non si non, non, non gli importava il giudizio degli altri ormai lui era lì era btk ed ecco Servito su un piatto d'argento. Sì, ha cercato decisamente di, di, cioè ha cercato di imbeccare la stampa in relazione al suo soprannome, così come ha dominato la propria presenza nella propria vita in maniera, devo dire, efficace fin da quando era piccolo. Teniamo conto che questo è il caso di un bambino eh, primogenito nella, nella propria famiglia che ha sviluppato insomma, questo piacere per torturare gli animali, apparentemente fuori dal nulla, così come la sua prima passione per il feticismo. Ha Trascorso degli anni nella US Air Force, ha soggiornato in tanti posti, dal Texas alla Turchia, insomma, sia in casa che fuori. E poi si è stabilito in Kansas, a Park City, eh, nel insomma, un sobborgo vicino a Wichita, dove eh, si creò effettivamente la sua, eh, come dire, la sua, la sua vita da, da, da serial killer. E eh, il suo lavoro di mh, farà una ditta di attrezzature eh, da campeggio. Eh, in cui fece le sue prime vittime sono nel 1900 eh, dal 1972 al 1973, eh, imparò alla Wicita ADT Security Service, come ho detto prima, a installare e quindi anche a disabilitare eh, i eh, gli, sistemi di sicurezza i sistemi di sicurezza. Eh, è stato un membro: pensate, della eh, un supervisore. È, è una cosa che. Non, non, non esiste pienamente in Italia come tipo di, di gestione della, della forza pubblica, ma lui è stato supervisore del Dipartimento di Vigilanza Park City, eh, che si occupava sia del controllo degli animali che dei problemi abitativi e eh, in generale dell'esposizione eh, di, di, di casi di, di esproprio piuttosto che di gestione della, degli animali violenti, però il problema è che alcuni vicini... Lo denunciarono anche perché in un caso in particolare uccise un cane per, perché secondo lui era troppo violento era era troppo violento. violento. E, e operò grazie anche a quella carica per tutt'altra caccia diciamo <ride> eh, ne prese comunque eh, tutti i benefici ricordiamoci un'altra cosa i serial killer eh, alcuni serial killer eh, hanno operato tra le forze dell'ordine diversi uno in particolare eh, che poi tratteremo. Questo, però, secondo me è una cosa, una sorpresa. È eh, quasi quasi è un peccato quasi rivelarlo, perché se ne è parlato, ma non approfonditamente, secondo me. Eh, ed era un agente, un agente vero e proprio. Eh, quindi, e operava molto eh, similmente a quello che erano eh, gli operati di BTK. Ma eh. ne parleremo, esatto. più teniamocelo eh. come una chicca che, che, che arriverà in questa, insomma, questa produzione che, che sicuramente ci, ci porterà a fare tante, tante scoperte, tante serate di, di, di brivido in maniera variegata. È stato un membro della Chiesa eh, luterana, quindi vicino almeno a, dalle 200 alle 300 persone legate a questa congregazione sì. eh, a Park City. Eh, tra l'altro, in particolare, eh, piccolo, piccolo dettaglio: quando lui poi fu effettivamente arrestato nel 2005, a febbraio del 2005, dopo una serie di tentativi riusciti di mettersi in comunicazione con i media, eh, insomma, di entrare all'attenzione del pubblico in maniera sempre più eh, esagerata. E fu uno dei pochissimi processi di eh, divorzio che gli venne, che venne praticamente eh, come dire, permesso alla moglie immediatamente. Perché di solito ci sono dei tempi tecnici, eccetera. La, la moglie poi descrisse il fatto che sì, lui era un buon padre, un buon membro di famiglia, sicuramente era una persona aveva peggiorato i propri rapporti familiari non si era sentita benissimo la moglie durante il matrimonio ma tutto sommato adesso vi faccio vedere un po di foto le foto lasciano lasciano ovviamente il tempo che trovano però è abbastanza determinante il fatto che eh, cioè noi vediamo una persona che appare come una persona pienamente integrata Ditemi che queste foto non sono similari adesso a chi ha la fortuna di avere una famiglia unita. unita. Eh, che, eh, eh, mi viene da dire, scusa, Teo. Eh, vai, 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 vai. Una particolarità. Eh, Dennis Rider disse in un'intervista eh, per un documentario: eh, Io sono come un cubo, ho eh, diversi lati della mia personalità. Eh, a tratti io eh, sono visto come il perfetto uomo casa e chiesa, padre di famiglia, amorevole, comprensivo. E poi c'è quel lato, anzi quei lati di me che compongono il mio vero io, la mia vera persona, le mie fantasie, le mie fantasie più oscure. E io mi nutro di quelle fantasie per, con, per, per, per fare capo a tutto quello che mi aspetta nella vita quotidiana. Cioè, questo è quello che lui. Eh, intendeva nel più profondo ecco se si vuole analizzare una parte di quello che pensano i serial killer è questo cioè una vita apparentemente normale con famiglia figli eh, ce ne sono diversi di casi e poi l'altra parte la parte oscura la parte come quando noi eh, spegniamo eh, una live noi spegniamo l'idea di dire io vado a casa finisco di lavorare e dal momento che sono in casa mia io sono un'altra persona. Togliamo quelle maschere che mettiamo tutti i giorni e noi tutti mettiamo delle maschere in una circostanza o in quell'altra. Ecco, il serial killer vive di maschere continue, è obbligato a farlo. E per chi non l'avesse visto, ma ovviamente io consiglio la visione, la serie di Dexter, che rappresenta è geniale perché rappresenta appieno quello esatto. che è le, tutte le sfaccettature che deve affrontare un possibile serial killer operando lui opera per il bene diciamo ma eh, eh, l'idea è quella è pur sempre un serial killer e quindi lui cosa fa? lavora nella scientifica di Miami per gli schizzi di sangue perfetto no? ed è anche bravo nel suo lavoro chissà come mai ma il discorso è questo il serial killer vive di maschere continue sempre non se le toglie mai mai solo nella sua Intimità e solo le vittime. E più avanti dirò un'altra un particolarità ghiacciante. Ci sono, infatti, mi fa piacere che tu abbia, come dire, mh, tirato in mezzo questo discorso, perché eh, dobbiamo considerare, eh, questo è un discorso che io ho fatto, diciamo, varie volte quando ho spinto alla riflessione mh, su quello che è la nostra. Uh, dedizione alla condanna uh, per carità ci sono tutti questi personaggi che sono arrivati come dire come il colonnello Curzi in Apocalypse Now va? facciamo di nuovo questo riferimento sono arrivati uh, a superare uh, quel limite no? scivolare leggermente oltre quella linea insomma del, del, del nostro... Oltre quella linea immaginaria no? fra, 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 fra bene e male, e poi c'è l'altra, il baratro più oscuro. Esattamente. Per cui voi immaginate, però, quante volte, e questo io credo di chiamare in causa tutti noi, immaginate quante volte noi siamo alle prese. Con una teatralità, con una interpretazione all'interno della nostra vita, che pur per fortuna mediamente è dovuta o a, è, è spinta ad ottenere piccoli risultati. Piccoli risultati. Esatto. Mi viene da dire un esempio primi, classico: no? bravissimo, un esempio eh. classicissimo. Quando andate a un colloquio di lavoro mm. non dovete giocare una parte mm. per ottenere qualcosa che possa poi. Giovare a voi, cioè nel senso prenderne il posto di lavoro in quel senso, cioè fare la più bella impressione possibile, che poi può servire, come no, ma sta a voi giocare bene su che maschere mettere in quel momento e, e cambiarla velocemente eh, da un, un passaggio all'altro. Questo è, è, un, è una cosa che si, si impara nella vita, ma, ma per forza di cose, eh, noi esseri umani lo facciamo tutti i giorni. Ovviamente, chi è più integrato socialmente e chi ci, ci deve convivere sempre è, è un altro discorso. Chi invece magari già beh, lavora, magari lavora da casa, è già, è già diverso. Però bene o male nei rapporti sociali tutto questo avviene, ma in modo naturale, istantaneo, quasi, quasi senza neanche percepirlo. Poche sono le persone che si accorgono. Per certi gli occhi, secondo me, non è quello il discorso. Anche perché un serial killer può mentire benissimo. Pu può essere il postino, può essere il panettiere, può essere esatto. il, macell il macellaio, può essere chiunque abbia un bel sorriso e diciamo un, 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 un modo amichevole di parlarvi e scambiare quattro chiacchiere. Anche perché il serial killer mente eh, senza, senza, senza neanche. Avere bisogno di sforzarsi in un certo senso lo fa automaticamente. È un modo di sopravvivere, ok? Quindi eh, fate un attenzione. È un'unione <ride> di, 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 di un'empatia bassissima con alcuni segni determinanti, eventualmente legati anche alla crescita, alla famiglia in cui si è vissuti, a tutta una serie di cose. E per carità, questo per fare un assist anche a coloro che vogliono sostenere che ci sia necessariamente. Un fattore genetico che io ho sempre detto fin dall'inizio, non so se, ma non mi spingo a giudicarlo perché non sono un genetista, non sono è eh, eh, guardo quello che secondo me è psicologicamente e filosoficamente analizzabile in quello che leggo eh, e, e insomma di cui mi informo su questi personaggi, però un'unione di empatia con una grande capacità di, di, di empatia a zero, con una grande, grande capacità di interpretazione, eh, signori, rendete... Allora, questo è il motivo per cui tendenzialmente adesso io e il pellegrino, guardateci, eh, è probabile mediamente che una persona che voglia portare a termine dei crimini seriali in maniera efficace, come il BTK eh, integrato, eccetera... Difficilmente sia quello che io posso vedere apparentemente un metallaro tutto tatuato con immagini di film horror come il Pellegrino e con Mr. Bones sulla. Eh, sulla tavola piuttosto che un personaggio con la maglietta dei miei e nella okay? la barba la rossa perché la polizia probabilmente verrebbe da me in uno schiocco di dita eh, per me è la stessa, stessa identica cosa cioè, indipendentemente eh... da tutto no? eh... Eh... I, i più grandi psicopatici della storia erano i cosiddetti colletti bianchi cioè nel senso ancora oggi eh... voi cosa pensate che un grande azionario di una multinazionale che persona è? Cioè, Beh, nel senso, eh, eh. e, e c'è anche uno studio, attenzione, c'è anche uno studio in parallelo, essere serial killer per la psicopatia dei capi di aziende, e perché eh, gli uomini, sempre qua, e poi si accomunano, il potere, signori, il potere è quello che dà, eh, sì, che dà sì. questa grande immagine. Noi siamo soltanto, chiamiamo, chiamiamoci quasi delle pedine, dei, 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 dei narratori in tutta questa salsa. Di enorme merda, scusate il termine oh, in cui eh, abbiamo. Onestamente, eh. noi, noi siamo, siamo fin troppo eh, scontati. Ok, <ride> bisogna essere esatto. Io credo che, da, da un certo punto di vista, siamo, siamo scontati perché noi, le lettere, fra virgolette, lanciate, le lettere inviate ai quotidiani eh, metaforicamente, ce le abbiamo scritte addosso. Ecco, spesso dalla nostra immagine, per cui eh, eh, sarebbe io. veramente comunque tornando a BTK perché poi veramente qua noi e sono contento di, di questo dialogo insomma col Pellegrino è sempre molto eh, molto costruttivo e saluto intanto e ringrazio le persone che ci staranno guardando in premiere che commenteranno assolutamente eccetera. un saluto a e... tutti grazie mille il 15 gennaio 1974 dopo aver portato a termine una serie di lavori di integrazione in società eccetera aver sviluppato insomma la personalità esattamente ehm, all'età eh, 1974 quindi eh, all'età di 20 eh, di 20 29 anni, ok. Scusate, ma in questo caso non mi ricordavo 44-45. Hanno mm, più, hanno meno. Nel 1974, a eh, no, perché è, è rilevante il fatto che comunque abbia, come dire, atteso abbastanza per passare effettivamente all'azione rispetto ad altri serial killer. Comunque, il 15 gennaio del 1974, la famiglia Otero. Uh, a Wiccita, una famiglia di uh, cinque persone. In realtà, una per fortuna nell'occasione era assente. Il figlio. Uh, le vittime, Joseph Otero, Giulio Otero, e i due bambini: Joseph Otero Junior e Giusefino Otero vennero uh, uccise nella maniera tipica del BTK: cioè legate, torturate, uh, strangolate, uccise. Mine, particolare... torture and kill e eh, in particolare ci fu uno di quelli che fu poi uno degli elementi di prova più eccezionali che adesso vado a farvi vedere perché la bambina eh, Josephine di anni 11 fu eh, condotta in cantina e eh, uccisa e poi fu impiccata eh, non ci furono segni di violenza anche se fu reperito dello sperma per terra come si può immaginare che cosa abbia fatto il, il BTK killer in questa occasione, però è eccezionale perché noi abbiamo questo reperto che è una delle foto di evidence, una delle foto di prova in cui lui, fra le altre cose, oltre a disegnare, andava a ricostruire dei momenti dei propri crimini e qui c'è proprio, come dire, la bambina eh, legata e impiccata al, a una tubazione ecco, del soffitto di questa cantina. Mm, su questo, e altri crimini, ovviamente, lui costruì poi eh, il, suo, il suo ambiente, come dire, di, di lavoro e poi le lettere anonime che vennero mandate alla stazione televisiva Kake di Wicita eh, piuttosto che alle radio, eh, piuttosto che lasciate la biblioteca pubblica, e chiese l'attenzione dicendo: proprio a, 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 a Wicita. In queste lettere, dicendo: Avete anche voi. Il vostro serial killer finalmente e suggerì insomma il nome che poi lo rese celebre quindi btk e eh. Eh, su questo su il, il famoso nome btk eh, lui pensò più e più volte nella sua mente come potere come come potersi dare un nome sostanzialmente eh, c'è anche una famosa una rappresentazione eh, le, sulle lettere che lui eh, firmava con eh, le iniziali, ok. BTK, messe eh, in modo verticale, eh, rappresentando anche un seno sostanzialmente, o delle natiche, più che altro, un seno. Eh, quindi già eh, aveva, aveva trovato anche la sua firma, ci vuole un bel po' di tempo per questo. Eh, anche perché, comunque, in ogni caso, eh, un serial killer lo diventa dalla terza vittima in su. Sostanzialmente, devi farne un po' prima sì. di poterti guadagnare, diciamo, quel macabro titolo. Però eh, amava, amava il. Questo era un secondo lavoro, ma in realtà era la sua vita. Eh, tutto questo per lui, tra gli altri serial killer. La pulsione, lui parla della pulsione. Lui dice, come tutti, che aveva una pulsione irrefrenabile, come un tossicodipendente da eroina o da cocaina. Disse: nel momento che io mi fermavo, e anche per un periodo di mesi o di anni, io sentivo, non mi sentivo bene. Non mi sentivo bene, avevo bisogno di, 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 di riprendere quel ruolo, di, 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 di rivivere quei momenti. Ma non sarà mai come la prima volta. No. E eh, eh, questo è interessante anche no? perché ad un certo punto è, è, è un colmare un vuoto interno, un vuoto profondissimo, un vuoto che eh, è agghiacciante, ma, ma è la verità di quello che sono i serial killer eh, e, e, e BTK Kane faceva pienamente parte eh, di tutto questo discorso. Eh, devo dire che veramente è un, è un qualcosa di, di, è di, di talmente profondo da, da comprendere che... È difficile, è anche solo difficile, avvicinarsi all'idea. Eh sì. come, come, diciamo, come in altri film, in particolare c'è un film che del 2019, The House Jack Built, la casa di Jack di Larry Cassier, in cui capolavoro. viene descritto, insomma, veramente un capolavoro, tra l'altro con un viaggio dantesco all'interno del film eccezionale, bellissimo, un film se non l'avete visto guardatelo perché è uno dei capolavori di Lars von Trier ma viene descritto proprio quello che tu adesso hai spiegato in maniera eh, molto precisa, questo passaggio viene spiegato da questa metafora di una persona che passa sotto un lampione e quindi c'è l'ombra eh, che pian piano si crea davanti e si allunga dietro man mano che si avvicina all'altro lampione, ecco bellissimo, quando lui arriva bellissimo. praticamente alla parità delle due eh, ombre è arrivato praticamente al clou eh, di questa sua mancanza che lo porterà eh, ad agire un'altra volta. Una vera e propria dipendenza. È una vera e propria dipendenza. Il film, comunque, dovete eh, assolutamente guardarlo se siete appassionati del genere. Perché eh, in, in realtà, Bondrial eh, cerca di far vedere nella sua visione. Eh, quello che è lo spirito reale del, del serial killer, cioè quello che veramente pensa un serial killer o ipoteticamente può pensare un serial killer, lo vedrete dai suoi primi omicidi impacciato fino poi a perfezionarsi, ovviamente, poi in una maniera di poco. Eh, perfezionista in tutto e per tutto come un artista perché Jack si considera un artista vero? perché questo proprio? è il punto le, può essere l'omicidio considerata un'arte è un po' uno dei leitmotiv del film lo vedrete è lui in qualche maniera lanciato da una parte all'altra di questa vita da ingegnere eh, a costruttore di effettivamente non si sa che cosa in termini artistici nella propria vita Archi architettura nella... archite esatto e, e c'è un'interpretazione tra l'altro ragazzi di un Matt Dillon Uh, di un mattino eh, un'interpretazione clamorosa con eh, una Uma Thurman che fa un cameo eccezionale e, 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 e basta perché non, uh... dico, solo, dico solo che nella parte in cui compare Uma Thurman per me c'è un po' di Tarantino dietro perché quella, quella quella gag è come esatto quelle discussioni mm. che i personaggi di Tarantino fanno prima di commettere qualcosa di terrificante parlando eh, delle perversioni sessuali di Madonna per dire, no? Eh, ma <ride> sì. il, 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 il tono è quello veramente di, 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 di qualcosa di grottesco che poi trascetta. Ah, sì, sì. Guardate il film, dovete guardarlo, è, e, di... è unico, veramente unico nel suo genere. Porte quindi attenzione a, eh, alle immagini perché può sì. turbare seriamente turbare però fa anche riflettere su quello certo. che è la risposta della società rispetto alla posizione che abbiamo tutti nella società e di fronte ai crimini, per cui è un, è un film, come al solito, è un film di un genio della cinematografia, ma non solo, quindi è un film che spinge decisamente a riflettere su tanti aspetti del rapporto con il crimine dentro e fuori dal crimine. Ma riguardo sì. il nostro, vai, vai, vai Pellegrino un'altra piccola cosa molto più recente nel senso in termini di serie televisive eh, do un altro bellissimo consiglio che è la serie di Mindhunter eh, eh, che è niente di meno che la spiegazione sia del termine coniato eh, nei primi anni 80 eh, serial killer e eh, tra l'altro tra incontri da Edmund Kemper, il era delle studentesse, Charles Manson nella seconda stagione, il figlio di Sam, eh, cioè eh, con attori che gli assomigliano anche parecchio e le interpretazioni sono eh, eccezionali e si parla proprio anche di BTK perché ad ogni episodio compare un piccolissimo pezzo di, di pochi minuti dove vediamo alcune delle sue eh, prime entrate in scena, diciamo, prima ancora che lui inizi a uccidere, quindi una serie semplicemente eccezionale. Se non sbaglio di David Fincher eh, che ricorderete per tanti altri capolavori e devo dire che guardarla è poco, dovete assaporarla perché veramente vale, vale assolutamente, assolutamente. Ovviamente non si è fermato perché adesso io vi faccio vedere una foto le vittime confermate eh, di, di, del BTK killer sono 10 ma sono quelle confermate anche dalle sue confessioni tra l'altro lui confesserà e non mostrerà neanche una goccia di pentimento assolutamente confermando anche tutte quelle che sono insomma le sue esperienze in vita eccetera in particolare una di queste eh, vittime la 53enne eh, Marine Edge ha, eh, ha trovato la morte Insomma, nel 1985 mi è stata poi portata eh, praticamente davanti alla Chiesa Luterana di Cristo, che era la chiesa che lui frequentava e eh, legata in pose bondage a Domaso e poi vabbè lui si masturbò facendo anche eh, delle foto e, e poi mh, portò avanti insomma, il, il suo lavoro. Tra l'altro lui fu anche eh, accusato nel 1988. Eh, a causa de del fatto che si era, come giustamente mi hai detto tu prima, benissimo in, in backstage, lui si era veramente trasformato nell'uomo nero eh, del, del quartiere, eh, lui è stato accusato anche di essere, eh, insomma furono uccisi tre membri della famiglia Fager che abitava sempre a Wichita e fu mandata una eh, foto, eh, fu mandato scusate, una lettera alla polizia dicendo che insomma, qualcuno si definiva come il BTK killer responsabile anche eh, di questi tre crimini dell'uccisione di queste tre persone della famiglia Fager. Ehm, mentre Dennis negò eh, di, di essere il responsabile, ma commentò. Uh, dicendo che sebbene lui non fosse il responsabile di quel crimine secondo lui era stato un magnifico lavoro questo è stato il commento eh, del, eh, a dir poco mi vengono i brividi a pensarci più che altro è... perché il caso di btk come per tanti altri serial killer come lo zodiac ricordiamoci che non è mai stato preso esatto. eh, ci furono tantissimi emulatori veramente una Marea eh, di persone che si misero eh, a emulare i crimini dei più noti serial killer e BTK non era ancora stato preso quindi eh, per lui fu, fu secondo me. Quella sera festeggiò che dici, Teo? Secondo me festeggiò, si tappò una bottiglia Io di champagne tu... perché e... si disse: Cazzo, il mio lavoro è un qualcosa di eccezionale. Mi stanno persino emulando i crimini un po' mi fa incazzare però io sono, sono ancora qui e, e, e aspettatevi il, il pezzo finale sostanzialmente eh, è, è una cosa assurda però è la, verità, eh, è la verità è impressionante perché effettivamente poi lui adesso facciamo una piccola carrellata ancora di cose però lui si fermò nel, nel 1991 eh, fermò fra virgolette il proprio il operato proprio no, il proprio lavoro eh, però poi incominciò dopo qualche anno una, eh, qui vediamo intanto in, al in alcuni casi le rielaborazioni o le reinterpretazioni che lui faceva dei crimini dei operati crimini. ai danni delle sue vittime. Eh, lui si fermò nel 1991, iniziò dopo un po' di anni, tra l'altro una pausa estremamente lunga di una decina d'anni, eh, prima di riprendere contatti. Seri con, con la stampa per denunciare eh, quello che era il... Adesso qua tra l'altro in basso vedete nella penultima destra il simbolo. Il esatto, simbolo di BTK. Il simbolo. Come potete vedere sì, è un seno, sì, esatto. si vede perfettamente e ricorda una donna legata no? mm. con le corde che passano. Tra l'altro una particolarità delle corde, essendo che lui aveva fatto il Boy Scout... Eh, praticò diversi metodi per legare le sue vittime. Eh, ci fece proprio uno studio, prendendo anche eh. ispirazione dal bondage in quel senso, eh, perché doveva accurare un modo di legare definitivo, cioè non dovevano più un po' come eh, John Wayne Gacy no? che amava legare le sue vittime in modi, in modi tali che non potessero più liberarsi, ecco, però mh, il Btk era un po' più accurato un po' più perfezionista su questa cosa era, insomma, era come se effettivamente avesse frequentato una delle tante, delle tante scuole di bondage sadomaso che ci sono anche semplicemente per fini di, di eccitazione personale, che voglio Sessuale, dire, non sì. hanno assolutamente nessun tipo di legame con, con il crimine, anzi sono spesso e volentieri eh, come dire, eh, legate a, a pregiudizi assolutamente infondati, in insomma, ognuno ha le proprie, i propri piaceri, eccetera. Lui dopo 13 anni praticamente incominciò a scrivere delle lettere, tra l'altro, filmandosi, ragazzi, Bill Thomas Killman, guardate un po', Killman. Uh, Bill Thomas Kilman, ovviamente BTK Killman, uh, l'Uomo Assassino, <coughs> affermando insomma di aver ucciso uh, Vicky Wegerly nel 16 settembre del 1986, una delle sue. Ehm, vittime avendo incluso oltre alla sua comunicazione anche foto della scena del delitto una fotocopia della patente della vittima così come mandò anche quella foto della eh, del pupazzetto che vi ho fatto vedere prima legato al battub re relativo alla prima eh, al primo assassinio eh, puzzle di parole cioè ha veramente cercato di stimolare ehm, stimolare la, la, la polizia con uh, un'altra un volta la patente di Nancy Fox rubata dalla scena del, 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 del crimine. crimine ma poi ma poi mandò uh, mandò un dischetto o oh no Pellegrino mandò un dischetto eh, un floppy disk all'epoca ormai eh, i famosi floppy disk eh, con dei contenuti che eh, erano poi tra di tra, tra un po' la tecnologia che era avanzata, e, e il fattore che comunque lui stesso ad un certo punto. Allora, questo non è propriamente confermato, ma vedendo il personaggio e sentendolo parlare, lui stesso disse che eh, velatamente che era perché voleva a tutti i costi eh, farsi prendere. Perché perché Vedendo che gli agenti non riuscivano ad arrivare ad, a nessun punto, eh, neanche vicino, e, e, e sentendosi quasi tenuto un po' in disparte passando tra l'altro in anni e anni di inattività, eh, decise di, 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 di prendere in mano la situazione, ma commise un errore, un errore fatale. Eh sì, perché questo dischetto trovarono, trovarono qualcosa, perché evidentemente o nascosto o un file nascosto oppure semplicemente si era dimenticato di cancellarlo. C'era un file che faceva riferimento proprio a quella chiesa luterana eh, e l'ultima modifica del file aveva un riferimento. No, il fatto è che eh, partiva proprio da lì. Questo eh, è il fatto. Lui eh sì. stesso a andò... Eh, la chiesa luterana in cui, in cui era eh, e eh, fece partire tutto da lì pensando che eh, ipoteticamente però è qui il discorso pensando o non pensando esatto cioè esatto. nel senso è per quello che dico a mio parere modestissimo parere era nei suoi intenti anche perché con maniera di protagonismo fino a questo livello da serial killer di fama non solo americana ma mondiale eh, lui voleva a tutti i costi che si, gli, gli si desse un volto ad un certo punto, succede anche per il caso di Edmund Kemper, tornando soltanto a prendere una piccola parentesi, è stupendo di non ricevere. Eh, Visitare la polizia o quantomeno in un'occasione esatto. ma senza mai essere esatto, cioè, comunque preso, facendo dei capolavori, e, cioè, e, 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 è una roba. E, e ad un certo punto Edmund Kemper, tra l'altro con, con un consente intellettivo altissimo, eh, si disse quasi: Ascolta, quasi quasi facciamo una bella cosa. Dopo che ho massacrato mia madre, facciamo un paio di chilometri, mi fermo a una cabina e vi dico, signori, sono stato io. Cioè, ma no, ma come? Poi Big Ed lo chiamavano, andava a bere insieme agli sbirri, esatto, ai poliziotti, al pub. Tra l'altro <ride> intelligente lui perché si informava, le indagini, certo, vanno, cosa facciamo, certo. cosa fanno. E, 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 e beh, BTK comunque, eh, secondo me, l'ha voluta cercare, l'ha ricercata e, e, e ha ottenuto quello che voleva. E ha Chissà quel file se è stato lasciato, come è stato lasciato la partenza effettivamente del dischetto. Loro andarono, trovarono che insomma c'era un Dennis Rader che era stato presidente del Consiglio della Congregazione della, della Chiesa Luterana. Guarda caso, quando andarono a trovarlo a casa, trovarono la stessa Jeep Cherokee nera che, che era stata eh, vista o ipotizzata sulle scene del delitto. Trovarono vabbè, la stessa auto parcheggiata in cortile. Eh, serviva una prova schiacciante, però, a quel punto, il DNA eh, di una figlia che aveva fatto un uh, PAP test fu praticamente ricollegato al DNA trovato sotto le unghie di alcune delle vittime. E quello fu la prova definitiva che condusse Dennis Schroeder in questa condizione. Ecco, Inizio... da notare come fosse fiero, eh da notare sì, sì. come fosse fiero anzi se mi ricorda un po' perché ha visto Breaking Bad, Walter White se fosse stato eh, arrestato sì sì, sì 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 assolutamente e iniziò <ride> la, la, la sua teatralità in, eh, insomma al processo i suoi sorrisi, le sue smorfie il suo essere completo protagonista la presentazione di prove per esempio le maschere che in alcuni maschere. casi lui aveva eh, utilizzato piuttosto che la presentazione appunto di una serie di, di, di foto di, di repertorio relative ai crimini o alcune foto ritrovate appunto uh, in originale di quelle che erano uh, le sue come dire messe in scena o reinterpretazioni. Poi, dopo la condanna di Cergastoli, arrivò anche tutto il periodo uh, come dire. Eh, artistico no? di, di Dennis. Che, 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 come abbiamo detto, ce ne sono delle più svariate. Cioè, le, le ultime che abbiamo citato. Ok, ma eh, persino Thomas Harris eh, si ispirò per eh, il famoso eh, Red Dragon, eh, la storia di Red Dragon che viene prima del senso di Innocenti <ride> per uno dei, dei villain del, del libro. Sì. che eh, era palesemente ispirato ai crimini di BTK che non era ancora stato arrestato tra le altre cose cioè eh. Guardate Quindi... qua c'è un disegno in cui eh, praticamente dice un momento prima che sia tutto finito, eh, questi sono disegni che, 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 che ha fatto lui e che insomma qui rappresenta quelle che sono state le sue eh, scene del Clearler: non, scene del crimine, non eh, presenta effettivamente neanche un grammo. Di, 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 di pentimento, anzi una anzi. assoluta fierezza. Insomma, che Privo sono di, di empatia, alla fine del processo il giudice prima di emanare la condanna disse semplicemente che eh, era rimasto a dir poco sconcertato, agghiacciato da, da questa sua cattiveria, da questa sua freddezza eh, senza neanche mostrare un briciolo di... di, ah, vero, poi di cosa stiamo parlando, cioè, Mustella Killer, <ride> però, senza mostrare... perché dopo quando fanno questi processi si parla sempre di non mostrare... sono persone, signori, che hanno un'empatia tutta loro, in realtà eh, non però. ce l'hanno per, per le persone altrui, o quantomeno per i membri vicini della famiglia, molto probabilmente, ma magari anche lì in modo distorto. Eh, sì. e, e, e semplicemente disse questo, e Dennis Ryder. Lì con le sue sopracciglia poi seghettate, gli dava questo, questo sguardo da, 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 da cattivone dei, dei cartoni o di, di qualche film, eh, appunto proprio sui serial killer, <ride> e, e questi suoi magistrali baffetti che sono diventati emblematici poi nel, nel, nell'immaginario collettivo, occhialini e baffetti, cioè. Ricorda subito cosa un possibile serial killer eh, eh, sì. oppure Flanders dei Simpson ma Flanders eh, un po', sì, però però, però eh, Breaking, Bad, che... Breaking Bad è un riferimento per me, rende, per me rende, per me rende, rende di più Walter White. Per sì. chi non l'avesse vista, Breaking Bad, una delle mie serie preferite, tra le altre cose, guardate. Chi l'avrebbe mai, de mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Perché eh. mi sono tirato in mezzo, veramente, come se guardassi qualcuno, mi sono tirato in mezzo un monello di prima categoria qua. Ah, assolutamente, diciamo assolutamente. Io, io dico soltanto che eh, qualora... Uno potesse vedersi immagini del genere, eh, di qualsiasi tipo, rifer riferente eh, a Dennis Ryder, guarda Walter White e capisce un po' di quello che c'è. Secondo, eh? Secondo me, ma eh, rappresenta comunque nell'immaginario collettivo eh, il villain perfetto BTK, anche perché non aveva veri e propri motivi per un po' come Jeffrey Dahmer per essere no. poi diventato quello che è diventato, se non per la sua oscura perversione dell'animo umano che aveva dentro di sé. E, tra l'altro io lancio un, un altro sassolino nello stagno perché ci sono una marea di, 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 come dire, psicologi forensi assolutamente ammirabili, sebbene io non sia uno psicologo o psicoterapeuta. Ce ne sono altri che secondo me abbiurano un pochettino al loro... Al loro lavoro perché eh, non è, secondo me, automatico definire adesso poi mi dirai la tua. Non è automatico definire che queste persone, come BTK, eh, piuttosto che come Gary Ridgway, piuttosto che come Andrei Cicatilo in Russia, insomma, il mostro di Rostov. Non è automatico dire che tenessero la famiglia o che avessero una famiglia. Eh, come voglio dire, vantaggio? Eh, come eh, cioè il legame che c'era con queste persone era vero e certe volte era anche un legame che diminuiva alcune volte la, la, la possibilità di, di andare a fare. Beh, io non per, ne... eh, per Gary Ditchway, parlando visto che l'hai citato, il Green River Killer eh, lui disse che alla separazione della sua. Ultima moglie, se non sbaglio, eh, o eh. penultima, adesso non ricordo bene, eh, soffrì a tal punto, no, mi sembra la penultima, scusa, eh, soffrì a tal punto che eh, fu lì che eh, iniziò ad uccidere perché in quel momento lui riuscì a condurre una vita priva di violenza sostanzialmente, sì, si concentrò sì. a dare tutto l'amore possibile, tra altre cose eh, anche padre Gary Ridgway, eh, sì. e quindi eh, così, vedete come come, mm. così come Dennis Rader eh, mm. ehm, ci fu proprio uno stacco completo. E in quel momento lui disse, ah bene, ok, allora io adesso... Per sfogarmi, ritorno a fare quello che facevo perché eh, la vita sostanzialmente mi ha tirato un, un pugno in faccia per l'ennesima volta. Quindi, per soggetti del genere, non è vero solo per salvare la facciata, è quasi un, un, un modo in più per vivere. Eh, nella società in modo più normale, diciamo, ma e, e a delle volte può servire seriamente, magari anche proprio a far ritirare completamente perché i serial killer non è detto che operino eh, per la vita completa. No, no. I serial killer possono anche decidere di fermarsi e di proseguire con una vita normale, magari perché esatto. comprendono. In un modo o nell'altro, non tanto il fattore che abbiano fatto delle cose cattive, sì, lo sanno, ma eh, nella maggior parte dei casi, ma proprio perché hanno un motivo di eh, non commettere più quegli atti, perché non sono soli. Cioè, noi siamo animali sociali. Quindi, mh, se tu scegli di essere da solo, di stare da solo, è per tua scelta, ma non è una cosa, di se diciamo sempre positiva per la psiche no. sostanzialmente. Quindi i serial killer arrivati ad essere degli esemplari per quello che non vanno uccisi, per quello che non vanno, vanno anzi invece studiati fino al esatto. punto di arrivare a trovare magari, chi lo sa, chi lo sa, una soluzione generale per, per tutto quello che poi è. in realtà è quello che viviamo tutti i giorni, noi, noi nelle nostre vite comuni. Eh, io penso che, non so, c ho, c ho, c ho diversi pensieri sull'argomento, ma. Mi fermo qua per quello che riguarda la, 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 la storia. In realtà, eh, guardatevi dentro. Guardatevi esatto. e ascoltatevi, è una cosa molto importante. Esatto, mi hai tolto le parole di bocca perché si ricollegava a quello che abbiamo detto insomma una mezz'oretta fa e il concetto è sempre quello, le maschere, la rappresentazione del, fra virgolette, quello che si chiama male ma che dovremmo chiamare eventualmente incapacità di vivere una serie di emozioni più che chiamarlo male e bene in termini estremamente cristiani che poi non fanno nient'altro che creare, eh, come dire, il, pe il peccato e la punizione che non sono che sono poi esattamente invece quello che viene operato rispetto alla creazione sociale di queste persone e alla punizione. Punizione che Dennis Rader mm, ottenne, eh, fu, incriminato, fu incriminato il 28 febbraio del 2005 per dieci imputazioni che furono quelle che poi effettivamente lui... Eh, ammise e, eh, e pre prese effettivamente 10 eh, ergastoli eh, esatto. che non so adesso quantificare ma sono tipo una cosa come 500 600 anni e passa di, di anzi e... anche, anche, di più, anche di più allora di... il minimo il minimo eh, gli è stato imposto eh, in 175 anni di carcere il minimo però il minimo, il minimo eh, eh. perché praticamente ovviamente gli, gli ergastoli non gli sono stati eh, combinati tutti in sequenza in sequenza eh, però hanno da... esatto per ogni un ergastolo a vittima esatto per cui 175 anni a scontarsi in, uh, in carcere in kansas ai tempi non c'era la pena di morte non fu per fortuna uh, condannato a morte si è comportato in maniera uh, estremamente uh, estremamente buona in carcere ed è riuscito, nonostante essere in isolamento, è stato per dieci anni in isolamento, è riuscito ad accedere perlomeno, lo diciamo, alla televisione, ai giornali e a quelle cose. Diciamo che eh. anche per una questione di sicurezza, anche perché ricordiamoci la fine che ha fatto Jeffrey Dahmer. Esatto, esatto. Eh, e, lì, e, lì, e lì ce ne sarebbe. Le abbiamo parlato. Eh, anzi, tu ne hai parlato, abbiamo citato. Eh, però eh, questo è anche, no? Immaginate, ok, eh, però una persona comunque deve poter avere anche la possibilità. Visto che è condannata, ok. A carcere la vita ma la possibilità di avere un minimo di integrazione eh, è tanto che comunque si è sopravvissuto eh, è ancora vivo tuttora è ancora vivo Sì, sì sì, sì. Eh, beh del resto vabbè adesso da vedremo perché adesso che ci siamo incontrati io non escludo in futuro di rifare una puntata su Jeffrey Da. di solo, green, perché, eh, solo eh, incentrata eh, sul, sul sul buon geoffrey come sarcasticamente lo chiamo io eh, esatto. Perché è comunque è un altro personaggio che, che no, si è detto e non si è detto, ma in realtà è il modo in cui bisogna raccontarlo che, che fa tanto, secondo me, di queste storie. Perché lo stesso Dennis Ryder, che è ancora tuttora uno dei pochi serial killer ancora in vita insieme a Edmund Kemper a Santa Cruz è ancora vivo lui adesso soffre di una, una pseudodemenza aveva tra l'altro fatto domanda per poter uscire in libertà vigilata ma ovviamente è stata respinta negata più e più volte e eh, beh vabbè, eh, dubito che vabbè, nel dunque nel 2025 cioè fra un anno Dennis Rader avrà 80 anni Uh, non credo che abbia più la forma fisica per no. poter portare no, a termine quello no. che ha fatto, però insomma, è... la paura. Secondo me, scusa te se ti interrompo: la paura. Sai qual è? Secondo me, è come se un Charles Manson che non ha ucciso nessuno fisicamente eh, sono diventate delle icone, è pieno di fan, è pieno di persone. che, eh, che È un sempre lì un controllo totale perché personaggi di un certo calibro come questi. Non devono in alcun modo ritornare alla società, ma non solo per un pericolo eh, che a questo punto c'è. Cosa fai col bastoncino e il cordoncino legato al bastoncino a, a uccidere la prossima vittima? Cioè, nel senso, eh, mi sembra col girello. Vai no. Beh, però, proprio per un, per un culto che si è creato di questi personaggi e ce ne sono di persone così. E, e, e comunque, in ogni caso, io penso questo. Secondo me. Allora, potrebbe, essere, potrebbe essere una possibilità. Ok. Senti, ti volevo chiedere, Pellegrino, visto che non l'ho preparato, perché abbiamo fatto questa roba, e hai detto, dai, registriamo questa cosa, ve la mandiamo in premiere. E... Hai lì un libro che vuoi presentare ai nostri amici? Ah, assolutamente eh... sì, ce n'è uno che farebbe proprio a caso nostro. Eh, ok, perfetto, dai, andiamo, allora, andiamo, andiamo. Allora, vediamo, scusate, tolgo un attimo. Ci mancherebbe. Vai, vai. Che intanto vado magari anche a mettere, a mettere ad aggiornare il banner, così noi vediamo il libro e ve lo scrivo questo anche. Questo è, è proprio poi da cui poi hanno tratto la famosa serie di Marco. Ah, okay, okay. Eh, guardate qua il Buon Charlie in copertina, scritto da John Douglas con okay. Mark Olscher, eh, Holsch, scusate. ok eh, chi era John Douglas? John Douglas non è nient'altro che eh, colui che ha coniato il termine dei famosi serial killer, membro del, dell'FBI e eh, della, della ricerca eh, com comportamentale a quantico eh, per quello che è inerente, è inerente ai crimini violenti. Eh, e qui, io devo dire, è un libro che eh, ho letto una sola volta, poi ho visto la serie... E, eh, ti rimane impresso perché è molto personale. Eh, lui, lui ad un certo punto dice che era talmente sopraffatto da, da questa. Da, da, perché lui andava a intervistare eh, per questo programma eh, i, i serial killer o comunque persone che ave, uccidevano in modi violenti e particolari. E eh, ne ha intervistati pff, centinaia. Il problema è che ad un certo punto. Psicologicamente ha avuto una caduta totale eh, perché lui si, si, si portava dietro tutta questa negatività. Tutto questo, cioè uno dice: eh, uno dell'FBI fa quel lavoro. Sì, però, eh, persino noi che ne parliamo, lungo andare, è un qualcosa che ti va. A compromettere un pochino, quindi dobbiamo cercare dei metodi un po', e lui qua comunque dice che è iniziato ad avere forti attacchi di panico, ha avuto qualche piccolo problemino con l'alcol, diciamo che eh, gestire poi il tutto è stato difficile, molto difficile, ma grazie comunque a John Douglas si è riusciti a trovare eh, la soluzione un po' a quello che erano diciamo i collegare i casi, no? casi che un tempo era difficile ricollegare, succedevano 3-4 omicidi in Texas, eh, altri 5 a Los Angeles, e eh, magari a distanza anche di poco tempo davano sempre per scontato che fossero, che ne so io, eh, sì, criminali, stupratori, magari, ma non si sapeva ancora cosa fosse l'omicidio in serie, persone che uccidevano, vittime casuali, ecco, vittime casuali che non avevano alcuna, eh, eh, alcuna connotazione o, eh, o che si conoscessero, eh, quindi, differente dai crimini di, di mafia o eh, in, inerenti al crimine organizzato. Questo è stato fondamentale per dare poi ecco, la ciliegina sulla torta. Esatto, per andare ad aggredire questo tipo di fenomeno, che, evidentemente è un fenomeno di origine fortemente sociale, eh, più che un fenomeno, come dire, tradizionale, come può essere quello dell'associazione, della, dell eh, cioè del crimine organizzato, piuttosto che crimini così, eh, assolutamente eh, di impeto e, eccetera. Sì. Ce ne sono tanti. Alcuni ve li ho fatti vedere nelle puntate della botteguccia, che pian piano adesso ricaricherò, ragazzi. Andremo a rifarli vedere. Ci sono tanti libri interessanti, molto interessanti, come questo. Che ci ha fatto vedere il pellegrino questa sera? Ci rivedere ancora. Eccolo qua, così Eccolo qua. Assolutamente. lo assolutamente. Lo trovate su Amazon, eh, in alcune librerie ancora reperibile. Se non sbaglio, un, un costo comunque. Eh, inferiore alla maggior parte dei libri che potete trovare sull'argomento secondo me vale tutto perché vi portate a casa un, un pezzo di, di storia secondo me importante soprattutto se amate il true crime e ovviamente eh, volete approfondire un po' di più eh, il discorso sui serial killer assolutamente eh. allora ragazzi abbiamo fatto questa live che ci preparerà e ci porterà alla prossima live che sarà una live speciale Completamente a cura del Pellegrino Macrabo, ma ovviamente non vi dico assolutamente niente perché arriverà come una botta la prossima live speciale. Una live veramente che incrocerà tante arti, tante cose messe assieme. Io vi ricordo ovviamente di unirvi al canale. Eh, di mettere un like perché bisogna fare visto che le fanno tutti facciamo sta cazzo di marchetta diciamo unitevi al canale mettete un like perché voglio dire cioè guardateci mettete sto cazzo di like assolutamente ci cioè, aiutate è... eh, a, a portarvi del... sicuramente anche eh, al di là della passione comunque dei contenuti chissà che magari in futuro qualcosa in più si potrà anche fare eh? non, 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 non diciamo troppo no no, no no infatti, infatti. Qualcosa, qualcosa di più si potrà fare sicuramente con il vostro io, supporto. Io vi ricordo, come sempre, che anche oggi uscirà oltre alla premiere di questo video, che troverete alle 21.30 in diretta e saremo presenti per commentare con voi qualsiasi cosa vi interessi del, del video. Insomma, che stiamo preparando in questo momento per voi. C'è ovviamente l'uscita anche del solito eh, crimine al giorno per la Voto e Goccia dei Sigilli anche oggi e settimana prossima andremo con la nuova eh, puntata del, di Cinepatia che probabilmente uscirà in premiere anch'essa sul, sul canale. Ecco. Eh, io direi che abbiamo finito, se vuoi aggiungere qualcosa prima di andare con la sigla, Pellegrino? Sei Beh, come sempre, un ringraziamento a tutti coloro che eh, decideranno di seguirci e, e di vedere le live, eh, più altre macabre sorprese. E un saluto da il pellegrino macabro e Mr. Bones, sempre qui con noi, e una buona serata. Fantastico, una buona serata a tutti ragazzi, grazie per essere stati con noi, ringrazio tutti, andiamo con la sigla, con la sigla finale e ci vediamo con tutti gli altri contenuti della botteguccia. Grazie mille, buonanotte, ciao ciao.